In questa puntata, con il Model Year 2020, l'Alfa Romeo Stelvio si rinnova per mettersi in pari con la concorrenza, soprattutto in termini di dotazioni, perché in fatto di dinamica resta leader tra i SUV. Renault punta sull'ibrido con la gamma delle compatte. Clio, Captur e Megane sono ora disponibili in versioni ibride o plug-in. Si torna in pista! Umberto Zappelloni, nella sua rubrica Top Speed, ci prepara la ripartenza. In chiusura, nelle pillole di Autolink, il drive-in a Monza, il bilancio 2019 di Bosch, la nuova Audi Q4 e-tron Sportback Concept e la nuova Land Rover Defender. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Ebbene sì, chi mi conosce lo sa, non sono un amante dei SUV, un'antitesi della sportività in qualche modo, no? Sono alti, ingombranti, pesanti, però se c'è un SUV che vorrei comprare è proprio questa Alfa Romeo Stelvio veloce. Il perché è presto spiegato, pur essendo un SUV a tutti gli effetti, con tutti i benefici che questo comporta in termini di abitabilità, spaziosità, posizione di guida confortevole, eccetera, è pur sempre un Alfa Romeo. E questo vuol dire un piglio sportivo che fa dimenticare di avere quei chili in più, quell'altezza in più, permettendo una guida davvero rilassante quando si viaggia, ma altrettanto sportiva quando si vuole impegnarsi. Per di più, nella versione benzina di 2 litri da 280 cavalli che stiamo provando, c'è davvero da divertirsi, considerando che lo scatto da 0 a 100 avviene in meno di 6 secondi, cose che negli anni 80 erano da mettersi le mani nei capelli, e per una massa come quella di questo SUV non è niente male. Il Model Year 2020 ha portato in dote una serie di novità, soprattutto all'interno della nuova Stelvio, così come anche sulla Giulia, soprattutto per quanto riguarda l'impianto di infotainment, il cruscotto, che effettivamente alla nascita non erano proprio di ultimissima generazione, e quindi è stato necessario fare un upgrade che la porta più o meno in par con la concorrenza, ma soprattutto offre tutti quei comfort che ci si aspetta da un SUV da 65.000 euro. Salgono a bordo di nuova Stelvio Model Year 2010 tutta una serie di sistemi ADAS che portano la guida a un livello di autonomia di 2, ovvero permettono di impostare una velocità e di inserirsi in una carreggiata e far sì che la vettura si occupi di mantenere la distanza di sicurezza dalla vettura che precede e restare entro le linee della carreggiata. Un accorgimento particolarmente comodo, soprattutto in tempi di vacanza, quando le code si accumulano sulle autostrade per i lavori, per il traffico, e quindi è possibile delegare quasi interamente la guida all'autovettura. È sufficiente tenere le mani sul volante e ovviamente un occhio sulla strada. Per impostarlo basta premere due pulsanti sulla razza sinistra del volante e poi con il cursore impostare la velocità desiderata. E per il resto ci pensa l'Alfa. Per quanto riguarda la dinamica di guida, che dire, non c'è SUV più divertente da guidare sul misto, grazie a uno sterzo veramente diretto e immediato nella reazione agli impulsi del conducente.
Al centro del cruscotto trova spazio un nuovo display digitale che riporta tutte le informazioni utili per la guida, come ad esempio la raffigurazione del sistema di guida autonoma di livello 2, mentre al centro della plancia il nuovo display da 8 pollici e 8, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, permette di utilizzare le proprie app direttamente dallo schermo, che diventa anche touch, quindi oltre ad essere comandabile dal rotore posto al centro del tunnel, è anche utilizzabile direttamente col dito. I nuovi sedili hanno una conformazione molto sportiva, perciò se siete dei viaggiatori forse è meglio scegliere la versione comfort, però certo è che contengono molto bene nel misto e visto l'altezza da terra, che è sicuramente superiore a quella di una sportiva come la Giulia per esempio, è utile avere un contenimento laterale nelle curve. Esteticamente le modifiche sono davvero lievi, i fari a LED laddove non fossero già presenti su tutte le versioni e nuovi cerchi in lega che arrivano fino a 21 pollici, quindi davvero da sportiva. Il cambio automatico a 8 rapporti si sposa perfettamente con il motore 2 litri turbo di questa Stelvio veloce, perché può essere regolato anche in termini di velocità di cambiata o semplicemente di mappatura di cambiata attraverso il manettino DNA, un rotore posto di fianco a quello di regolazione dell'infotainment che permette di andare da dinamico a normale fino a una guida più conservativa e risparmiosa. Di conseguenza lo sterzo, la mappatura della centralina dell'acceleratore e appunto il cambio si regolano per offrire un'esperienza di guida davvero entusiasmante. Lo spazio per i passeggeri posteriori è davvero generoso, si può viaggiare in 5 molto comodamente avendo a disposizione un bagagliaio da 526 litri, quindi con tutti i bagagli del caso per un weekend anche molto lungo. Le palette al volante in dotazione alla nostra versione veloce sono solidali con il piantone dello sterzo, ma hanno una forma molto generosa, sono in alluminio, quindi fresche al tatto e permettono di guidare davvero con un piglio sportivo. Con il Model Year 2020 su Alfa Romeo Stelvio sono disponibili anche nuove colorazioni, come questo bianco perla tristrato. Prezzi per il nuovo SUV Alfa Romeo partono da 50.000 euro circa, in questo caso la versione benzina turbo in allestimento veloce parte da 65.000 euro, ma si fa presto, come per le teutoniche concorrenti, ad arrivare a 75-80.000 euro con una serie di optional che oggettivamente fa piacere avere a bordo. Siamo alla vigilia dell'approvazione del decreto che porterà ulteriori incentivi al settore dell'auto e per fortuna, visto che l'industria dell'auto porta il pane in tavola a più di 100.000 famiglie e costituisce fino al 10% del PIL nazionale. E non c'era miglior momento per Renault per introdurre i suoi modelli ibridi, a cominciare dalla bestseller, la Clio, che sarà la prima versione full hybrid di Renault dopo 10 anni di esperienza nell'elettrico con la Zoe e altri modelli. Arrivano anche però Captur e Mégane plug-in ibride. Sistema molto innovativo perché abbiamo leadership in due aree, l'elettrico, 10 anni di esperienza e 40 anni di esperienza in Formula 1. Dall'elettrico abbiamo la partenza in elettrico, un 100% elettrico, frenata
rigenerativa, recupero d'energia, il discorso della ricarica delle batterie, insomma tutto quello che abbiamo imparato in questi 10 anni l'abbiamo messo sul sistema E-Tech. Dalla Formula 1, chiaramente recupero di energia fondamentale, e questa trasmissione che arriva proprio dalla Formula 1, la trasmissione multimode con innesto a denti che permette senza frizione veramente di massimizzare l'efficienza del veicolo. Per le nuove plug-in ibride il motore è un 4 cilindri 1.6 aspirato con doppia iniezione, supportato da due motori elettrici. Uno in realtà è più piccolino e serve semplicemente per gestire il cambio, però è connesso alla cascata di ingranaggi che muove le ruote, mentre il secondo, più potente, contribuisce alla potenza complessiva di 140 cavalli, che non sono pochi su un SUV compatto come Captur, soprattutto in accelerazione, dove lo scatto da 0 a 100 avviene in meno di 10 secondi e ancor meglio da 0 a 50 in meno di 4 secondi. Il nuovo sistema ibrido non pregiudica lo spazio a bordo, non si perde neanche un centimetro di spazio, grazie al fatto che le varie componenti del sistema ibrido sono collocate o sotto il cofano vicino al motore, oppure le batterie sotto il pianale del bagagliaio. Sono piccole, sono da 9,8 kWh, però consentono di percorrere fino a 65 km in città o comunque 50 km nel ciclo misto, anche a velocità fino a 135 km all'ora. Come per Zoe, la garanzia sul pacco batterie è di 8 anni e quindi si può viaggiare sereni, tanto che si è scelto in Renault di non consentire la ricarica rapida, questa salvaguardia delle batterie. Infatti la ricarica può avvenire a presa di corrente domestica oppure a wall box da 3,6 o 7,2 kW, ma anche alle colonnine da 22 kW che si trovano normalmente sulle strade urbane. Il problema è che la ricarica non avverrà più velocemente di 3,6 kWh, appunto per risparmiare le batterie e farle durare più a lungo nel tempo. Il vano bagagli della Captur rimane di 379 litri, che può essere esteso fino a 557 litri, oltre ad avere un compartimento dedicato quasi di 40 litri sotto il pianale dove riporre i cavi per la ricarica. Rinnovata anche all'interno, la Captur vanta adesso un display da 10 pollici al posto del cruscotto con due contagiri, uno sul lato destro per ottimizzare la guida ibrida, quindi che dà visibilità sull'uso che si fa del sistema ibrido, e uno a sinistra per la potenza complessiva erogata. Il consumo di carburante si attesta su 1,4 litri per 100 km, davvero poco, e può essere ulteriormente ottimizzato grazie alle tre modalità di guida multisense a disposizione su Captur, che prevedono la modalità eco, appunto, più risparmiosa, la modalità sport, dove tutti e tre i motori vengono sfruttati per dare slancio alla vettura, e poi MySense, che cerca di trovare l'equilibrio ottimale tra le due soluzioni. Ovviamente è possibile viaggiare in modalità completamente elettrica, basta pigiare il pulsante in plancia e via. Le differenze estetiche sono minime, spicca su tutti il badge E-Tech che contraddistingue la nuova gamma di modelli ibridi Renault. Il full hybrid arriva sulla Clio e arriverà a settembre a un prezzo di 21.950 sul secondo livello di allestimento, e il plug-in arriverà a settembre per Captur e a ottobre per Megane. Su Captur partiamo da un livello di allestimento più alto, una vettura super equipaggiata a 32.950. Quello che posso dire sul Clio è che è uno dei pochi full hybrid nel segmento, sono praticamente tutti mild hybrid, e per i plug-in hybrid siamo il plug-in hybrid più economico del mercato, oltre a essere il solo B SUV plug-in. E nel segmento B offriamo una gamma elettrificata completa, dalla Zoe 100% elettrica al plug-in hybrid con il Captur e al full hybrid con la Clio. L'innovativo sistema di trasmissione con ingranaggi a innesti diretti, di fatto, permette di avere
su Capture e Mégane fino a 15 potenziali rapporti, ma di fatto non ce ne si accorge nella guida di tutti i giorni, perché il sistema sceglie qual è il rapporto migliore del motore elettrico, 2 per ciascuno, e del motore a scoppio, 4 per ciascuno, più ovviamente la folle, di lì la moltiplicazione che porterebbe a 15 rapporti teorici. Per la prima ibrida full hybrid del segmento B, Clio, il prezzo di acquisto è leggermente superiore in virtù della nuova tecnologia che ha portato al brevetto di 150 componenti o sistemi, e si attesta intorno ai 2.700 euro in più rispetto all'omologa versione del secondo livello di allestimento della gamma Clio. È vero anche però che il valore residuo è stimato a essere superiore, pertanto il costo di gestione, essendo leggermente inferiore, dovrebbe portare a un costo totale di possesso della vettura più o meno simile a quello di un benzina 1100 turbo. La Formula 1 è ripartita finalmente e ci ha pure divertito. Ci ha divertito con una gara che stava diventando noiosa per il dominio Mercedes e che invece ci ha entusiasmato e sorpreso fino in fondo. Certo, la safety car entrata in pista 3 volte è stata una complice assoluta del thrilling finale, è stata soprattutto la grande responsabile del fatto che le Mercedes non hanno dominato e non hanno doppiato tutti. Però la Formula 1 ci ha dimostrato come oggi non bastino le prestazioni per vincere, ci vuole anche l'affidabilità che è venuta a mancare ad esempio a Max Verstappen, un protagonista assoluto. Applausi a Valtteri Bottas, pole position e vittoria. Chi se lo aspettava? Di certo non Lewis Hamilton, che ci è rimasto malissimo ed è stato secondo me ingiustamente punito dai commissari, soprattutto domenica in gara. La Ferrari ce l'aspettavamo sicuramente non all'altezza. Il secondo posto ha salvato il morale, ha salvato la faccia. Ma la domanda che mi faccio è: perché a Maranello non hanno riproposto questa vettura? Perché non hanno riproposto questa che è la Ferrari con cui lo scorso anno Sebastian Vettel ha vinto a Singapore e soprattutto Charles Leclerc ha vinto a Spa e poi ha vinto a Monza? Questa Ferrari era più veloce di 9 decimi rispetto alla SF1000 che abbiamo visto in pista in Austria. Charles Leclerc è stato bravo a portarla al secondo posto, bravo ma soprattutto fortunato perché davanti ci sono stati tanti eliminati, perché davanti la Mercedes non è potuta scappare via e senza safety car avrebbe doppiato sicuramente la scuderia di Maranello, e lui è stato bravo ad approfittare della porta che si stava spalancando davanti a lui. Lui l'ha sfondata e l'ha superato prima Perez e poi Norris. Bravissimo Charles, speriamo che la Ferrari gli dia una monoposto all'altezza perché possa esprimere tutto il suo talento. Il resto ci dice che questo mondiale rischia di diventare un monopolio Mercedes, la Mercedes che però ha qualche problema di affidabilità perché a fine gara hanno dovuto alzare un po' il piedino. Mi aspetto un Hamilton più cattivo di quello che abbiamo visto nella prima gara della stagione, dove forse era distratto da altro, da temi molto più grandi di una semplice vittoria in Formula 1. Comunque ci siamo divertiti perché abbiamo visto tanti giovani, abbiamo visto tanta competizione e tante squadre, Mercedes a parte, molto vicine a combattere tra loro. Speriamo di rivedere una Ferrari migliore perché il risultato è stato positivo, ma sicuramente la SF1000 non è una vettura all'altezza della fama della scuderia di Maranello. Buon divertimento e motori accesi sempre. Allora, finalmente l'autodromo ritorna ad aprire le sue porte, anche se ha un numero limitato di persone. Diciamo che nel periodo di quarantena, quindi quando siamo stati chiusi, abbiamo dovuto pensare a qualche soluzione. È stato un bellissimo incontro fra Comune, noi e Ventificio, che è la società che ha organizzato il tutto, per creare questo drive-in. Il drive-in perché naturalmente all'interno dell'autodromo, quindi motori, macchine, piazzale a disposizione, e quindi abbiamo detto che cos'è che potremmo fare noi e ci è venuto in mente appunto di fare questo drive-in. E quindi da oggi ripartiamo, diciamo che è il primo giorno in cui l'autodromo veramente riprende la sua vita, sperando poi di ritornare a una vita normale in breve tempo. Un modo per uscire di casa, rimanendo in sicurezza con i propri familiari all'interno di un'automobile,
uscire con la propria Porsche e fare qualcosa di divertente assieme. E poi dove? In un luogo meraviglioso come il Tempio della Velocità, l'Autodromo di Monza. Ringraziamo il Comune di Monza e l'Autodromo di Monza, ci sono alcune serate dedicate a Porsche, ma la stragrande maggioranza delle serate sono aperte al pubblico di Monza, è una città a cui noi siamo molto vicini, siamo il centro di riferimento, Centri Porsche Milano per Monza, siamo vicini soprattutto alla popolazione che ha subito di più e che è rimasto un po' indietro durante l'emergenza Covid, e infatti i ricavati di tutta l'iniziativa verranno dati di concerto con il Comune e l'Autodromo e con l'associazione Caritas, a cui siamo legati, a Sostanza in Beneficenza. Bosch Italia chiude il 2019 con un fatturato di 2,25 miliardi di euro, in calo dell'8,4%, ma con tanti progetti per il futuro della mobilità. Certo, la contrazione dei mercati di riferimento, e in particolare di quello dell'automotive, hanno pesato sulla divisione Mobility Solutions, ma il 2019 è stato anche l'anno di importanti accordi con alcune case automobilistiche per futuri modelli attesi al lancio nei prossimi anni. Bosch ha potuto inoltre ampliare il suo portafoglio prodotti, offrendo nuovi servizi di mobilità per le città del futuro, come dimostra il progetto pilota di ricerca in ambito smart parking presentato a Mantova lo scorso anno. A causa dell'emergenza sanitaria, per l'anno in corso Bosch Italia ritiene difficile fare previsioni, anche alla luce delle incertezze legate agli incentivi all'acquisto di auto Euro 6, benzina e diesel, che continueranno a rappresentare oltre il 70% del mercato ancora per il prossimo decennio. A livello globale, Bosch stima che la produzione mondiale di auto subirà quest'anno un calo del 20%. Bosch continua a investire in Italia con l'ampliamento dell'organico presso Bosch SensorTech a Milano. Si cercano nuove risorse altamente specializzate nella progettazione e nel design di sensori per le auto del futuro. Audi ha tolto i veli alla sua Concept Q4 Sportback e-tron, variante coupé del SUV elettrico compatto Q4 e-tron, svelato al Salone di Ginevra 2019, uno dei 20 nuovi modelli elettrici che la Casa dei Quattro Anelli lancerà entro il 2025. Q4 e Q4 Sportback e-tron offrono due configurazioni di carrozzeria complementari. Q4 e-tron predilige la versatilità tipica degli sport utility, mentre la Sportback mette l'accento sul dinamismo e sull'eleganza tipica dei SUV coupé Audi. Le Concept Q4 condividono le dimensioni: 4,6 metri di lunghezza per 1,9 di larghezza e 1,6 di altezza. Nella configurazione top di gamma, entrambe le versioni possono contare su di un powertrain composto da due motori elettrici in grado di erogare complessivamente 306 cavalli, scaricati a terra grazie alla trazione integrale 4 elettrica. Audi Q4 e Q4 Sportback e-tron Concept scattano da 0 a 100 in 6,3 secondi e raggiungono la velocità massima autolimitata a 180 km orari. La batteria ad alta tensione, collocata tra gli assali sotto la scocca, ha una capacità di 82 kWh per un'autonomia di oltre 450 km. Con la sola trazione posteriore, l'autonomia può superare i 500 km con un pieno di elettroni. Le due Q4 e-tron Concept adottano la piattaforma modulare elettrica MEB del gruppo Volkswagen. La versione Sportback, nello specifico, anticipa il settimo modello elettrico di serie che Audi presenterà entro il 2021. Dopo 4 anni di stop della produzione e a distanza di 71 anni dalla prima Defender, la nuova Defender è finalmente arrivata nelle concessionarie Land Rover. Progettata per essere funzionale e realizzata per emozionare, la nuova Defender presenta un profilo inconfondibile che ingloba tutti gli stilemi del modello, inclusi gli sbalzi ridotti anteriori e posteriori. Robusta nell'aspetto e nella sostanza, è realizzata sul nuovo pianale D7X, basato su una monoscocca in alluminio per la più rigida struttura mai prodotta da Land Rover, progettata per superare le normali verifiche standard per SUV.
confortevole su strada e straordinaria fuori strada, la nuova Defender è il 4x4 ideale per ogni spedizione, anche grazie alla tecnologia Terrain Response 2 configurabile che consente di ottimizzare la trazione in qualsiasi condizione. Defender è ora più efficiente, acquisisce la propulsione elettrica con avanzate soluzioni mild hybrid che affiancano i propulsori benzina e diesel. La personalità essenziale della Defender originale è stata ripresa negli interni, dove compaiono a vista elementi strutturali e componenti generalmente nascosti a sottolinearne la semplicità e la praticità. Fra le novità il cambio sul cruscotto, che consente di montare uno strapuntino centrale opzionale, ottenendo così tre sedili affiancati come le prime Land Rover. Altre caratteristiche user-friendly includono pratiche soluzioni e innovazioni tecnologiche, come il resistente pavimento gommato, facile da pulire a spazzola dopo le avventure di ogni giorno, così come dopo la spedizione più importante della vita. Nuovo Defender è già in vendita e in versione corta, 90, a partire da 57.400 euro. A settembre arriverà anche la versione a passo lungo, 110. Ruota in pista vi dà appuntamento la settimana prossima, stessa ora, stessa rete. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube con rubriche esclusive e dirette live. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com.